Buongiorno e benvenuti al nostro quotidiano appuntamento con Analisi dei Mercati. Seconda seduta di settimana che ha visto i mercati americani, nonostante un rimbalzo intraday, chiudere ancora in negativo, per la verità contrastati, in quanto a seguito di quello che è stato un calo ancora una volta sia sul Dow Jones che sull'S&P 500, il Nasdaq è riuscito, seppur in maniera frazionale, a terminare in rialzo, segno più appunto per l'indice tecnologico con un più 0,08%. Che cosa è accaduto da un punto di vista tecnico? Sicuramente molto importante, ieri è stato il test dei minimi relativi precedenti, un livello che è stato raggiunto proprio in avvio delle contrattazioni americane. C'è stata anche una frazionale definizione di nuovi minimi rispetto ai precedenti, esattamente in area 1687 punti, livelli dai quali il mercato americano, nello specifico l'S&P 500, ha rimbalzato assolutamente con forza e con decisione, guadagnando circa una decina di punti in pochi minuti. Successivamente questa tendenza rialzista è proseguita anche nelle ore successive. Abbiamo raggiunto e abbiamo testato area 1700, che ovviamente da un punto di vista psicologico è un livello sentito dal mercato e da cui sono iniziate delle prese di beneficio nella seconda parte di seduta, andando così a chiudere appunto in territorio negativo. Attualmente il futuro si è riportato in prossimità dei minimi, siamo in area 1691 punti e confermiamo tuttavia appunto quanto già evidenziato nelle ore precedenti. Fin quando i minimi di ieri, ovvero 1687, riuscirà a sostenere il mercato, potremo registrare nelle prossime ore un ritorno degli acquisti sul futuro americano, con obiettivi da porre in prima battuta in area 1702 e successivamente in area 1706 punti. Che cosa è accaduto ieri sulle borse del vecchio continente? Abbiamo registrato su tutte le piazze europee un ritorno degli acquisti. A brillare ancora una volta è stata Piazza Affari, risultata la migliore di giornata in salita di 8 decimi di punto. Rialzi comunque estesi appunto a tutte le borse europee. Nello specifico, tecnicamente, che cosa è accaduto sul DAX? Un movimento che è stato piuttosto laterale, senza particolari direzionalità e volatilità. Attualmente il futuro tedesco si trova in area 8.658 punti, rimasta assolutamente inalterata rispetto alla giornata, alla vigilia. Difatti la tendenza sicuramente di medio termine rimane assolutamente positiva, da monitorare in caso di ulteriori vendite nelle prossime ore, 8.590 punti. Solo in caso di violazione di questo supporto si avrebbe un primo indebolimento del quadro tecnico rialzista, con possibilità di approdare fino a 8.512 punti. Fin quando tuttavia questi supporti sosterranno il DAX, potremo avere nelle prossime ore un ritorno degli acquisti con primo obiettivo un retest dei massimi relativi precedenti e in seconda battuta un possibile approdo fino in area 8.800 punti. View, a mio avviso, un po' contrastata per quanto riguarda Piazza Affari. Come vi dicevo, ieri una performance ancora una volta molto positiva per il nostro paniere principale, che è stato il futures con maggiore forza relativa, andando praticamente a ritestare i massimi della ottava precedente, ovvero 18.080 punti, livelli da monitorare molto attentamente anche nella giornata odierna. Solo difatti un eventuale superamento di questi livelli consentirebbe al nostro futuro di proseguire ancora una volta nella tendenza rialzista, raggiungendo quello che diverrebbe il successivo obiettivo in area 18.300-18.330 punti. Ecco, attenzione tuttavia, fin quando questo livello di resistenza non dovesse essere superato, non escludiamo un possibile, anzi ci atteniamo a un possibile ritorno delle vendite, con la possibilità di vedere Piazza Affari a ritestare 17.570 punti. Spostiamoci adesso sul mercato valutario. Partiamo ancora una volta dalla situazione e andiamo a monitorare il comportamento di euro sterlina. Dopo il test alla vigilia di una doppia area supportiva posta tra 0,8407 e 0,8403, da cui si è definito un ottimo movimento rialzista, ieri abbiamo registrato una prosecuzione di questo movimento ascendente, salvo alcune poi prese di beneficio nelle ultime ore. Attualmente ci troviamo in area 0,84 e 21 con obiettivi e target rialzisti confermati per le prossime giornate. Interessanti saranno da monitorare poi due cross
Australia dollaro contro yen ed euro yen. Entrambi adesso andremo a monitorarli in successione, il primo dei quali Australia dollaro contro yen, ieri ha definito e raggiunto degli importanti supporti statici, da cui nella seconda parte di giornata aveva registrato una prima fase di rimbalzo, successivamente una correzione durante la seduta asiatica e nuovamente ci siamo riportati sui supporti molto importanti da monitorare anche nelle prossime ore. In caso di tenuta di tali livelli, difatti, ci sono anche delle chiare divergenze positive in configurazione, si potrà registrare un ritorno degli acquisti fino ai primi obiettivi in area 93,31, 93 e 57. View molto simile anche su Euro-Yen, anche in questo caso ieri abbiamo raggiunto dei supporti sicuramente molto importanti, una prima fase di rimbalzo seguita da una correzione nelle ultime ore. Ancora una volta, anche in questo caso, ci troviamo sui supporti chiave anche per la giornata odierna, dove si sta altresì registrando un appiattimento nelle ultime ore della tendenza discendente, della tendenza correttiva, iniziata proprio dalla tarda serata di ieri. Obiettivi in questo caso, in caso di tenuta dei supporti, posto in prima battuta 133 e 81. Andiamo a vedere quali saranno adesso i dati macro più importanti da osservare nella giornata odierna. Nessun dato macroeconomico di rilievo è previsto in agenda sul mercato europeo. Dovremo spostare la nostra attenzione e concentrarsi sui dati provenienti da Wall Street. 14:30 troviamo in agenda la pubblicazione degli ordinativi di beni durevoli, un dato rivisto in decisa salita all'1,1% e 90 minuti più tardi alle ore 16 le vendite di nuove case. Come ogni mercoledì, poi successivamente alle 16:30 verranno diramate le scorte settimanali di petrolio. Bene, per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione e buon trading a tutti.